Brockhaven è stato copiato da Livetopia. In effetti sì, ragazzi, Livetopia è molto simile a Brockhaven. Infatti oggi insieme a voi lo scopriremo insieme. Ok, ragazzi, questo è il gioco di Livetopia. Oh no! Questo, ragazzi, è il nuovo aggiornamento che hanno fatto. Vediamo. L'hanno fatto ieri. Oh no! Un grave terremoto ha devastato Topia City, quindi penso che ci sia un terremoto in atto, ma non penso, cioè, provocando gravi danni agli edifici. Ok, ragazzi. Quindi hanno detto che adesso ho capito un po' di più. Quindi non è che è stata distrutta la Utopia. È solo che quando c'è un terremoto può fare gravi danni agli edifici. Alcuni sono addirittura crollati. Anche la linea della metropolitana sta grandemente danneggiata. Ok, forse ragazzi è stata distrutta, ma non lo so. Anche se il governo di Utopia City si è affrettato a rispondere a questo disastro. La città ha bisogno del tuo aiuto. Vabbè, qui trova tutto. Vabbè, ragazzi, direi di entrarci. Ok, ragazzi, eccoci qui su Live Utopia. Allora, non chiedetevi perché sono vestito da prete, però va bene. Ok, ora entriamo noi. Perfetto, eccoci qua, ragazzi. Io ho già giocato a Live Utopia e devo dire, ragazzi, che è bella. Però, ovviamente, ragazzi, Brookhaven ha molte perfezioni. Però, ragazzi, oddio, ho fatto cadere un notizio. Oddio, va bene. Comunque, secondo me, ragazzi, no, ditemelo sui commenti. Adesso andiamo. Secondo me, ragazzi, è già stato tutto. Aspettate, mamma mia, non si può. Ma è stato. Cioè, guardate, è stata già distrutta. Quindi, ragazzi, abbiamo detto bene all'inizio. Quindi è già stato tutto distrutto. Comunque vi stavo dicendo. Adesso, non in queste condizioni, ma ditemi se anche voi preferite la chiesa di Brookhaven oppure quella di Livetopia. Secondo me, anche se adesso è distrutta, secondo me, ragazzi, è meglio quella di Livetopia. Perché guardate, adesso ci andiamo dentro. Cioè, poi mica. Cioè, è totalmente meglio. Ragazzi, è totalmente meglio. Vabbè. Ma ragazzi, è tutto distrutto. Guardate, ma di fuori distrutto e dentro no. Va bene. Quindi, ragazzi, tutto distrutto. Aspetta, ci sono anche. Ah, mi si sta bloccando tutto. Ho letto che ci sono anche le news di Livetopia. Figo. Bad news: Utopia City, vabbè, è stata devastata da un grandissimo terremoto. La fattoria, l'area della fattoria è in esperienza. E sta andando a fuoco. Chiediamo aiuto ai vigili del fuoco per salvarla. Una cauzione, il tunnel è tutto crollato. Chiediamo aiuto anche per rifare questo. Quindi chiediamo di non guidarci. La metro è in servizio e si sta e bisogna la stanno riparando. Quindi l'operazione finirà la prossima settimana. Ok, ci ha detto tutte le notizie. Perfetto. Comunque, io non mi aspettavo che già era tutto distrutto. Mettiamo una casa. Ah, ragazzi, le case sono belle. Ma, ragazzi, le case rispetto a Brookhaven sono molto più belle. Ragazzi, al fine del video vi dirò, secondo me, com'è Brookhaven. Cioè, secondo me, io cosa preferisco. Ma, ragazzi, ma, scusate. Ma ha detto che, come prima, adesso vi lascio il video, aveva detto che era tutto distrutto, ma non sono distrutte, quindi solo alcuni edifici. Oh mamma mia! Ragazzi, ma guarda! Ragazzi, ma c'è una crepa incredibile! Comunque non fa tutto effetto, cioè io pensavo al terremoto. Sono un po' rimasto male, perché io mi aspettavo il terremoto come quello su Brookhaven. Secondo me preferisco il terremoto di Brookhaven perché almeno dice un po' più di realismo. Ragazzi, non lo so. Adesso andiamo nella casa. Ok, la casetta. Aspetta, aiuto, non riesco. Ok, ma è molto bella. Che cosa c'è? Il bagno. Ah,
Questo perché me lo devi fare, scusa? Che cavolo di cesso è questo? Cioè, ah, però non sembrava un cesso, vabbè, andiamo. Di sopra. Vabbè, carina, ma mi aspettavo di più. Qui? Già questa, secondo me è meglio. Questa. Ah, ragazzi, questo è proprio più piccolo, non è che tanto mi piace. Vabbè, qui il bagno è sempre gigante. Cioè, sto sempre così. Non lo so. C'è anche un ultimo piano di sopra. Ma questo non mica l'ho visitato. Carino. Mi piace. Ok, vabbè, qui c'è il bagno. Va bene. Aia. Aiuto. Ah, anche qui mi piace. Vabbè, questo è proprio una ragazza. Ah, ma qui c'è anche per il bambino. Carino, ma. Cavolo di orso è questo? Oddio, oddio. Va bene. Andiamo sul bagno. Dai, il bagno me l'immagino più grande. Ma più piccolo. Scusa, il bambino dove fa il bagno? Bisogno, vabbè. Bella. Dai, adesso do il voto. Oddio, guardate, c'ho anche i vestiti. La fattoria ha. È andata a fuoco, va bene. Ok, è andata a fuoco. Vediamo se lo possiamo vedere qui. No, qui c'è la mia casa, qui c'è la Rainbow. No, non lo possiamo vedere. Vabbè, ok. Comunque, vi stavo dicendo. Secondo me, questa casa bella. Gli do un 8 e mezzo. Non mi piace tanto. 8 e mezzo. Allora, ragazzi, voglio andare a vedere tutta la città.